Bentornati nel canale delle Burneo. Siamo in Super Scudetto, è finita la quinta giornata e andiamo oggi a vedere i risultati, insomma, che sono stati fatti sia con la formazione e nella mia lega creata e andremo a vedere nella mia lega Ebu Scudetto come sono presi, insomma, se sono rimasto primo o se ci sono stati dei cambiamenti, e poi andremo a vedere le predictor, i pronostici che avevo fatto della quinta giornata. E a vedere anche lì che ho creato il gruppo, più o meno che risultati sono stati fatti anche dagli altri ragazzi. E oggi è il 6 settembre e ho portato altri video, se avete visto. Ho ricominciato a riportare qualcosina di Football 2023, ma ho già avuto già scleri, no, però mi ho fatto già arrabbiare, ma in giornata o domani vi posto un altro video. Delle divisioni, è in sesta divisione, vi farò vedere delle cose che vabbè, ormai lascio stare, lascio stare. Vabbè, ritorniamo in Super Scudetto. Allora, le Burneo fa 109 punti. Questa giornata è stata molto difficile, soprattutto all'inizio, perché avevo tutti i giocatori da cambiare e per fortuna sono riuscito a cambiarli. E mi è andata di stralusso perché altrimenti non avrei fatto più di 80 punti. Comunque le Burneo non è più tra, in generale non è più tra i primi 1000, ma va addirittura a 1162 in posizione generale. E vi faccio vedere, questa è la quinta giornata. Avevo messo Olivier Giroud capitano e mi è andata di stralusso perché ha fatto gol e assist. Vi faccio vedere, partiamo da attacco e centrocampo, la difesa la lasciamo dopo. Allora, vi dicevo, Giroud mi è andato di strabene, 7,5, 9,5, 13,5, 16,5, però essendo capitano i bonus erano per 2 come i malus e in totale mi prende 23,5, buono. Inizialmente poi avevo messo Osimhen che l'ho tolto per mettere in Zola e poi avrei potuto mettere anche Okereke, invece ho lasciato in Zola e 7,5. Avevo messo Osimhen inizialmente, era meglio se lasciavo lui perché ha preso in panchina quello che ha preso il voto più alto. Vabbè, non si può. Poi Ederson della Lazio mi prende 9, che non è male. Pellegrini solo 7. Malinowski ha giocato, ha preso 6,5 più 2. E Koulibaly ha preso 6,5 più 2. Con questo Koulibaly mi piace. E centrocampo, se guardiamo in panchina alla fine, i voti migliori li ho messi e in difesa mi sono salvato il culo perché guardate la panchina. Nel derby Hernandez ha preso 5,5, De Vrij 4, Cuadrado aveva preso 6 e io ho fatto i cambi. Alla fine ho lasciato Biraghi, ho messo Majlek, Tadic che ha giocato almeno un secondo tempo e ha preso 6,5 più 1 e Di Lorenzo mi ha preso 6 più 2 meno 1. In porta, attenzione, avevo quel fantastico Samir Handanovic del derby che ha preso 4,5, ma con la genialata di Dromo 79, che è Burakaldo come squadra, mi aveva consigliato di mettermi in panchina e di portarmi un altro portiere che costava poco e Milinkovic-Savic del Torino sta giocando perché il titolare è infortunato e ha vinto 1-0 il Torino e mi ha preso clean sheet, quindi ho fatto 109 punti, quindi andiamo nella Lega. Le partite erano difficili. Rimango sempre primo in generale, eh. In generale sono sempre primo, ma mi sa che sono anche volato. Sono volato parecchio. La CIE Burneva ha 602 punti e mezzo e cambia anche la classifica della Lega perché in seconda posizione c'è BBB con 562.5 e si porta a 40 punti dalla CIE Burneo. Terzo, Burakaldo riprende a tutta forza campo e va a 560.5 e si classifica terzo in generale. E Burneo 1 cade abbastanza perché dal secondo posto si va a piazzare quarto con 559. Bome 556,5, Atletico ma non troppo 520,5. Smoking Bianco Team 519,5, Patatinka rimane ultimo, mi pare che anche l'altra settimana era ultimo, non mi ricordo, in generale, ma mi sembra di sì, a 4,86. Andiamo a vedere quelli della giornata 5, i punteggi. Allora, sono arrivato secondo in questa giornata, però
Primo, attenzione, però. Primo di giornata, Smoke mi ha con team con 112 e mezzo. Non era facile, è stato bravo. Poi ci sono io, la Ciebun con 109. Poi Burakaldo ne fa 105 e mezzo. Atletico, ma non troppo, ne fa 101. BVB Svizzera ne fa 99. Bom ne fa 90 e mezzo. Patatinka ne fa 80. E Burne 1 addirittura fa solo 74. Ma secondo me Burne 1 ha fatto un casino con la formazione. E poi non ha fatto più i cambi. Si sarà stufato, secondo me. Perché fare 74 vuol dire che proprio non ti giocava veramente nessuno. E niente, così. Poi, per quanto riguarda le predictor, vediamo che cosa avevo azzeccato delle partite della quinta giornata. Ho fatto 35 punti, che non sono pochi, ma neanche tantissimi. In totale ne ho 165. Allora, della quinta giornata, la Juve l'ho cannata, l'Inter l'ho cannata di brutto, il Napoli l'ho preso secco 2-1 e ho fatto 10 punti. Qui ho preso la differenza netta esatta e il vincitore o pareggio ho beccato il risultato, vabbè. E beh, differenza esatta 1-1, 0-0, è sempre quello, vabbè. E quindi 15 punti, 15 qua no, Spezia Bologna ho sbagliato, pensavo ci fosse la Spezia, 15 punti, qua il pareggio tra Verona e Samp, no, ha vinto il Verona, il 2-1, il 2-1 della Roma, proprio no, il 2-0 dell'Atalanta e ho fatto 25 punti e poi devo aver beccato il 1-0 del Toro. Ho fatto 35. Cazzo, qua 2-2. Avevo messo Salernitana-Empoli. No, ho messo il 2-1 da Salernitana sull'Empoli. Hanno fatto 2-2. Vabbè, insomma. Andiamo dentro al gruppo. Che comunque vi ricordo che se volete potete mandare la richiesta di unirvi al gruppo delle Predictor. Le Burne è sempre primo. Vediamo come siamo messi nel gruppo delle Predictor. Le Burne che sono io, 165, secondo è Bom con 140, il Buraculo Vero segue terzo con 128, Smoking Bianco è 88 e Burne 1, mio amico Matteo è solo 84, vuol dire che non ha neanche fatto questa settimana, si è dimenticato. E il primo in classifica sulle Predictor ha 217 punti, sono tanti. Mentre Mario Giunta è a 137 e Stefano De Grandis è a 147. Ho cambiato la maglietta del mio personaggio, l'ho messo nero verde. E è tutto per oggi sui risultati del Sky Sport Super Scudetto e Predictor. E vi ricordo che se volete partecipare potete ancora partecipare. Delle prime 5 giornate vi verrà dato un punteggio standard. E potete crearvi la squadra. Vi ricordo che i cambi non sono automatici, ma bisogna seguire le partite tra una e l'altra e mettere i giocatori in maniera graduale a seconda di come vengono giocate le partite nelle giornate. Cioè, è sempre meglio mettere i giocatori che partono il sabato per poi finire con quelli del lunedì nei giocatori in campo e quindi sì, metterli anche in maniera che si possano scalare man mano che passa la giornata di campionato. E durante il mercato si possono fare solo 5 cambi tra una partita e l'altra, nel senso si possono cambiare 5 giocatori in campo con qualunque giocatore che volete. Se 6 giocatori segnano, fanno buone prestazioni, logicamente il prezzo aumenta, quindi se poi li vendete avrete più soldi per farvi la squadra. E vi potete iscrivere alla Lega, scritto così, Ebu Scudetto, vi faccio vedere. Una volta che avete fatto la squadra e tutto quanto, venite qui sulle mie leghe, cioè il vostro appunto profilo, venite nelle leghe, scrivete cerca qua, ricerca lega, mettete Ebu Scudetto, ok, e questa poi, e dovete mettere come password Eburneo 2022 con la E maiuscola, Eburneo 2022, e vi unite alla lega di Ebu Scudetto.
se avete voglia e vi fa piacere giocarvi il Super Scudetto di Sky con Leburnio, potete farlo benissimo ancora, potete farlo anche tra la sesta giornata, la settima. Comunque poi delle giornate precedenti vi danno un totale di punti standardizzati per i giocatori che non, cioè per quelle giornate che non avete giocato. E poi c'è anche, se volete poi fare le predictor, basta che mi mandate la richiesta ed è sempre Ebu Scudetto. Un salutone da Leburnio, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale delle Leburnio e ci si vede in un prossimo video. Ciao ciao!